Domenica è sempre domenica. Buona Quaresima a tutti, carissimi. Riprendiamo il cammino, lasciamo il cammino del tempo ordinario ed entriamo in questo tempo duro ma bello di preparazione alla Pasqua. La prima domenica siamo portati dall'Evangelista Luca con Gesù nel deserto. Gesù si allontana, è guidato dallo Spirito ed entra nel deserto con due finalità. La prima è vivere questo momento di digiuno, se vogliamo, ed è interessante come viene descritto, digiunò per 40 giorni e dopo ebbe fame. Una cosa che a noi potrebbe sembrare molto sciocca, ma in realtà è fondamentale perché racconta di una debolezza di Gesù. La seconda è la tentazione. E allora qui abbiamo l'incontro con il diavolo. Questa triplice tentazione, prima tentazione sulle cose fondamentali della vita, su quell'istintualità che noi abbiamo, se hai fame, mangia, cioè non procrastinare nulla, prenditi quello che vuoi. La seconda tentazione viene giocata sul potere, il diavolo vuole essere messo al centro. Guarda, questi regni saranno tutti tuoi se mi adorerai. Verrebbe da chiedersi chi oggi può aver fatto qualche patto con il diavolo, magari per voler dominare il mondo, cosa che da sempre è stata. La terza tentazione è la tentazione dell'autosufficienza. Di ai tuoi angeli che vengano a prenderti, non hai bisogno di Dio, sarai tu a un certo punto a decidere se buttandoti giù potrai fare tutto. Tre tentazioni assolutamente respinte da Gesù con forza, che ha come riferimento la parola, che ha come riferimento Dio e mai se stesso. Questa è la vittoria. Il brano si chiude con, dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Cioè, ci sarebbe stato un momento nel quale sarebbe tornato per tentare ulteriormente Gesù. Perché la nostra vita, nella nostra vita, la tentazione non è mai vinta una volta per tutte, ma dobbiamo pensare di doverci anche convivere e doverla superare tutti i giorni. Domenica è sempre domenica a tutti. Domenica è sempre domenica.